questo canale in collaborazione con Car3Zero. Ricordatevi di iscrivervi tramite il mio link d'invito, così per avere 2 euro di bonus per tutti i vostri acquisti nel sito. Inoltre ricordatevi di selezionare sempre la scelta di Car0 per risparmiare sulle vostre spedizioni. Buon acquisti! E ben ritrovati carissimi in questo nuovissimo video. Qui con voi è sempre il vostro pelatissimo e barbutissimo Nico dei Pokémon. Come sempre, prima di iniziare, diamo il fantastico benvenuto ai nuovissimi iscritti e il bentornato a coloro che ci seguono sempre. Ragazzi, qui fa un caldo della manaia, quindi muoviamoci. Cosa andiamo a vedere oggi? Oggi andiamo a vedere un fantastico mazzo. Chiudiamo la settimana con uno dei mazzi che mi ha davvero stupito. E tra l'altro si tratta di uno dei miei Pokémon uno dei Pokémon che mi è sempre piaciuto e adesso ha un'altra fantastica evoluzione. Stiamo parlando di Anilape, evoluzione di Primeape, che ha un attacco davvero devastante. Ma senza perdere tempo alcuno, perché già mi sto sciogliendo, andiamo a vedere il mazzo in questione. Ma non prima di ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di lasciare qualche bel like qua e là per i miei video, e qui sotto in descrizione, come sempre, Instagram, Cardmarket e Car3Zero. Cliccate. Andiamo al mazzo di oggi. Ed eccolo qui ragazzi, Anilape X con 320 di vita di tipo lotta, un fase 2, ovvero è un fase che si evolve da Mankey e Primeape, infatti andiamo a usare le caramelle rare. Tra l'altro nell'espansione evoluzione a Paldea esiste solo la Full Art, infatti la regular è solo una promozionale che si può ottenere con una collezione che sicuramente andremo ad aprire. Ma prima parliamo di questo fantastico Pokémon che ha un attacco devastante con un'energia, ragazzi, tanta roba. Rancor Furioso, 20 per metti 120 segnalini danno su questo Pokémon, e questo attacco infligge 20 danni per ogni segnale danno che ha messo in questo modo. Quindi andiamo a fare 240 danni, però mettendoci 120 danni addosso. 120 danni addosso significa che andiamo a rimanere con 200 di vita. Questo non è troppo un problema, perché cercheremo di andare a one-shottare con il nostro fantastico Anilape. E il mazzo fa proprio quello che deve. Andiamo a vedere come è composto ovviamente questo mazzo. Abbiamo ovviamente 4 per di Mankey in questa fantastica posizione, anche se questo è di scalati violetto, ma è fantastico, e 4 per di Anilape, perché è proprio lui che vogliamo trovare. Poi come consistenza, oltre a questo Pokémon, oltre a Anilape, abbiamo solo Pokémon di consistenza, ovvero 2 per di Mew, che ci permette di andare a vedere fino a 6 carte, ci fa prendere uno strumento, iniziare con questo è davvero fondamentale. Poi abbiamo il 2 per di Bidoof e Bibarel, che ben sappiamo che ci va a pescare fino ad avere 5 carte in mano. E in accoppiata con fantastico Bibarel abbiamo l'unico e intercambiabile Squavet, che ci rimischia la mano e ci va a pescare una carta. Quindi Squavet, Bibarel, tanta robina. Come vedete il mazzo è così. Questi sono i Pokémon, ragazzi. 2 Mew, 4 di Anilape, 2 di Bidoof Bibarel. I Pokémon sono semplici, il mazzo è veramente costruito in una maniera semplice in far modo che questo Anilape faccia subito quel che deve. Ma andiamo a vedere gli strumenti allenatore. Ovviamente abbiamo l'1 per di Blocca Amici per rimischiare 2 carte allenatore nel nostro mazzo, 4 per di Caramella Rara immancabile in un mazzo di fase 2, perché vogliamo subito fare Anilape, 4 per di Binon Ball per settarci al meglio la panca, ovviamente 3 per di Scambio fondamentale in ogni mazzo, 4 per Super Pass di Plot per andare a settare subito la nostra panca. Poi abbiamo 4 per di Ultra Ball per andarci a cercare le nostre, il nostro Anilape. L'1 per di Lost Adonis per cercare un Pokémon che non abbia, diciamo, un Pokémon base che non abbia regole speciali, ovvero X, Vivi, Astro e quant'altro. Buonissima. 2 per di Pokéstop per andarci a cercare la nostra caramella rara o le nostre varie carte. Poi abbiamo 2 per di Demetra, quindi ben capite ragazzi che noi
Con Annile, sì, è vero, ci mettiamo dei segnalini di danno, ma con Demetra ci andiamo a curare tutti quei segnalini di danno. E attaccando con una sola energia, questo è davvero facile da fare, perché noi attacchiamo col suo primo attacco, quindi un'energia la scartiamo molto volentieri per fare Demetra, quindi ben capite che resistiamo anche con il nostro Annile, tanta tanta roba. Due per di esperimento in acromio per cercare ciò che ci serve. Andiamo a prendere 5 carte nel nostro mazzo, 2 in lost e 3 in mano, quindi comunque un buon allenatore. 3 per di Kissara, tanta tanta roba. Sia noi che il nostro avversario rimischiamo il mazzo e peschiamo tante carte quante sono i nostri premi, quindi tanta roba per settarci all'inizio o per dare fastidio verso la fine. 2 per di Pepe, sia per prenderci la caramella rara che l'oggetto in sé, che poi andremo a vedere, ovvero il ben da sfida che ci fa aumentare 30 danni a poco malattia del tuo avversario, quindi andiamo a fare 270 danni con ben da sfida, che è molto molto utile. Oppure ci possiamo andare a prendere la cintura scelta per fare 30 danni sui Pokémon V, o ancora la pettorale di roccia che subiamo 30 danni in meno, quindi tanta tanta roba. Con Pepe ci andiamo a prendere caramella rara e uno di questi. Ho perso il mazzo. cosa ho fatto? Niente ragazzi, un momento di disconnessione. Ok, ci siamo. Dicevamo, con Pepe possiamo andarci a prendere una caramella rara e uno di questi oggetti che abbiamo messo giusto per andare a counterare i vari mazzi. Questo ci fa fare 30 danni in più al Pokémon attivo nel nostro avversario, questo ci fa fare 30 danni in più al Pokémon V nel nostro avversario, mentre questo ci toglie 30 danni in meno al nostro Pokémon tipo lotta, quindi tanta tanta robina. Pepe è molto fondamentale e abbiamo semplicemente 10 energie lotta. Come avete visto ragazzi, il mazzo è costruito davvero in maniera semplice per fare in modo che questo Annihilate faccia il suo primo attacco il prima possibile. Come facciamo a vedere se questo fantastico mazzo funziona o meno, o se veramente può dire la sua? Bene, con qualche bella partita, quindi senza perdere tempo andiamo a trovarsi gli avversari di oggi. Ed ecco il nostro primo avversario di oggi, Alex Lovo. Salve signor Alex Lovo, vediamo un po', riusciamo a vincere il lancio alla moneta? Andiamo con la testa, e testa esce ragazzi, incredibile. Anche perché con questo mazzo vogliamo assolutamente iniziare per primi, per settarci al meglio. Quindi vediamo un po' la nostra mano. La nostra mano non è un granché, però abbiamo una Minor Ball per andare a prenderci un eventuale Bidoof. Abbiamo Bibarel in mano. Dai, qualcosa la possiamo fare. Possiamo mettere il pettorale della roccia per subire 30 danni in meno. Vediamo, dai. Vediamo anche cosa contro stiamo giocando. Vediamo un po'. Ok, siamo contro un Palkia. Abbiamo addirittura caramella rara anche per il prossimo turno. Io andrei a settare subito un bel Bidoof. Sì, facciamo così. Andiamo a settare Bidoof. Mettiamo pettorale di roccia e energia. E passiamo il turno. Se tutto va bene, se non ci cambia la mano, al prossimo turno abbiamo sia Nilip che Bibarel, e tra l'altro abbiamo anche una bella e succosa Kissara, quindi vediamo un po'. Perfetto, la nostra mano non cambia, e se effettivamente non cambia neanche il Pokémon attivo del nostro avversario, potremmo one shottare quel Palkia, o addirittura one shottare Jackie and Pau, quindi molto molto interessante, davvero molto interessante. Arriva il secondo Frigibax, energia su Palkia, che va a fare cerca un mazzo, una carta stadio, prendi e metti in gioco. Perfetto ragazzi, perfetto, questo Palkia ci andrà a salutare, quindi facciamo evolvere Bibare, facciamo evolvere subito Annihilate, andiamo a usare Bibarel. Ok, sinceramente non voglio sprecare così tante energie, preferisco regalare una carta in più al mio avversario e rimischiare le energie nel mazzo, quindi andiamo fino a 6.
Ok, super passi pilota non ci serve, però abbiamo una bella ultra ball per andarci a prendere un monkey, il che è buono. Ci settiamo anche già l'energia sul monkey e ci manca una caramella rara. Allora, noi andiamo a fare esattamente. Sì, facciamo così, facciamo 2,40 e facciamo il KO su questo Palkia. Subito, subito, senza perdere tempo. Voilà, ci prendiamo subito i nostri due premi. Buonissima, questa Demetra. Questa Demetra è davvero, davvero molto interessante. Se riusciamo a resistere al prossimo attacco del nostro avversario, potremmo ben pensare addirittura di fare Demetra sul nostro Annihilate. Vediamo un po', vediamo un po'. Ci arriva anche una bella caramella rara, facciamo volare anche il secondo, perché no? Allora, peso ball di Sui, ok, e arriva Greninja. Magari vuole usare Greninja per attaccarci in panca? Quanto gli conviene? Gli converrebbe più fare evolvere un Baskari per attaccarci con Kien Pao. Arriva Manaphy, però noi effettivamente non attacchiamo in panca. Energia. Su Kien Pao, lui ci fa fune di fuga e ci mette Frigibax. Ok, aspiratore, ci va a togliere lo strumento che abbiamo attaccato sul nostro Anilip. Va bene, vediamo. Ok, passa il turno. Arriva un altro Mankey. Però non abbiamo modo. Vediamo. Mettiamo Mankey, facciamo scambio. Andiamo a pescare due col nostro Bibarel. E ci arriva Pepe. Pepe è interessante, ragazzi. Pepe è davvero molto interessante. Io metterei anche l'altro Bidoof, effettivamente. Facciamo Pepe. Facciamo Pepe per caramella rara e effettivamente potremmo riscambiarlo. Va bene, facciamo così. Caramella rara sul nostro Anilape e andiamo ad assegnare questa qui. Qui dovrebbero bastarci 4 danni, se non erro. Con 4 danni dovremmo fare il KO, infatti. E comunque ci portiamo a casa un Frigibax che non è affatto male. Voilà. Ok, ci arriva l'altro Pepe. Quindi. Molto interessante come cosa. E comunque abbiamo anche il KO su Kien Pao, perché abbiamo già l'altro Anilape pronto. Vediamo se il nostro avversario riesce a fare Baskalibur. Scarta una, pesca due, gli arriva caramella rara Baskalibur. Amuleto, va bene. Minor Ball per Palkia, giustamente. E Boss Order, attenzione, attenzione. Va di Boss Order il nostro avversario, non vuole rischiare. Ok, quindi noi semplicemente andiamo di Pepe. Ci prendiamo lo scambio. Mettiamo Anilape attivo, mettiamo la cintura su questo qua, giusto perché l'abbiamo trovata. Ci andiamo a pescare tre carte, interessanti queste tre carte. Pokéstop, potremmo aiutarlo con Pokéstop. E qui, ragazzi, dovremmo riuscire a fare il KO perché abbiamo i più 30. Vediamo. No, purtroppo no.
però comunque gli assestiamo un bel 240. Perché non mi ha fatto i danni in più? Sei più carte... Ah, ma solo se abbiamo più carte premium rimanenti. Ok, quindi peccato. Davvero un bel peccato. Allora, io vorrei fare Demetra, effettivamente. Lui si va a caricare il suo Kienpao. Se ci arriva l'energia, io faccio Demetra e energia. Finalmente riesce a fare Bascalibur, ok, quindi comincia la sua vera partita. Si va a pescare altre due carte. Lui ci deve fare 200 danni, quindi deve scartare almeno 4 energie per farci il KO su Annihilate. Al prossimo turno io vorrei un'energia, così se trovo l'energia posso fare Demetra su Annihilate. Spara 240 danni sul povero Annihilate, va bene, che va a prendersi due premi, il nostro avversario, va benissimo. E noi mettiamo il nostro Annihilate attivo. Ok, vediamo di mettere Squavet. Io vorrei tanto fare Demetra. Allora, se noi facciamo così e facciamo anche Demetra, curiamo comunque il nostro Annihilate ed effettivamente possiamo fare Squovet, rimischiare tutta la nostra mano, arriva Annihilate e fare Bibarel alla ricerca di un'energia. Fortunatamente l'energia ci arriva, quindi non tutto è perduto, e addirittura possiamo rifare Bibarel che non ci chiama la caramella rara, però possiamo fare Ultra Ball via Mew via Pokestop. Ci prendiamo l'ultimo anile primasto. Quante caramelle rara? Abbiamo solo un'altra caramella rara. Ci proviamo. Pokestop. Ok, non arriva la caramella rara. Però. Qui ci andiamo a mettere giusto. venti danni per fare il KO. Ci basta, ne avanzano e lui ci deve fare 300 per farci il KO su questo Annihilate. Ah, eccola qua l'altra caramella rara. Buono così. Ok, lui anche se ci mette KO questo Annihilate, noi al prossimo turno. Ok, effettivamente lui potrebbe fare KO su doppio Mankey, il che non è un problema perché comunque noi abbiamo la partita vinta al prossimo turno, effettivamente, quindi va bene così. Come va, noi comunque abbiamo la partita vinta, perché se lui decide di fare Greninja doppio Mankey, comunque quel Greninja rimane lì. Quindi, effettivamente, noi non abbiamo un boss order. Effettivamente sì. Vediamo, perché è molto interessante la situazione. Lui se ci sciotta, vediamo ragazzi, vediamo cosa decide di fare. Allora, super recupero, scarta 2, recupera 4 energie dagli scarti, ok. Ok, quindi le energie ce le ha. Va bene, scarta una. Ok, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, ragazzi. Se lui cerca di mettere KO
Comunque il nostro annile ci deve fare 300 danni e comunque anche se ci riesce, noi abbiamo già annile pronto e carico. Eh sì, ragazzi, la partita è nostra perché abbiamo tutto ciò che ci serve in mano. Abbiamo già la possibilità di fare un altro annihilate, quindi la partita è bella che è andata. Incredibile Pokéstop il nostro avversario. Scambio Ultra Ball e Level Ball. Sperando che non ci fa uno scambio. Però, se vuole metterci effettivamente KO. Annilep deve assolutissimamente attaccare di Kienpao, altrimenti non può fare chissà che. Ultra Ball via Lumineon e Level Ball dentro Bascalibur. Ok, non so perché l'ha voluto prendere. Effettivamente non c'ha l'altro per attaccarci, però va bene. Vediamo un po', ci farà 300 danni? Ok, carica l'energia anche su Greninja. Scambio. Ragazzi, comunque va. Noi abbiamo vinto la partita. Perché lui sì, è vero. Ci mette KO due Mankey. Non importa. Noi al prossimo turno ci portiamo a casa la vittoria. Con Anilape. Perché a noi manca un premio. Quindi. Mi sa che il nostro avversario si è accorto adesso che ha fatto una piccola cagatina, quindi noi andiamo a fare semplicemente il suo attacco. 120 danni, 240 danni su Greninja, 120 danni sul nostro Anivia e ci portiamo a casa una fantastica partita contro Kienpao. Quindi, contro uno dei Mazzimita, abbiamo fatto vedere di che forza è capace questo Anivia. Ultimo avversario di oggi per noi, Hirosama. Salve signorina Hirosama. Noi ci facciamo un bel sorsetto. Allora, andiamo con il nostro avversario lancia testas, quindi se esce croce possiamo decidere noi. Ok, arriva la croce, quindi buon per noi, abbiamo la possibilità di iniziare per primi. Siamo stati davvero fortunati in queste partite, siamo riusciti a iniziare sempre per primi. Allora, abbiamo un Mankey per settarci, un Super Pass Piplotta, abbiamo la Minor Ball, due Ultra Ball. Un po' di robina ce l'abbiamo. Allora, siamo contro un Drapion. Ok, andiamo a fare subito Super Pass. Ci andiamo a prendere uno e due. Ah, non abbiamo modo di scambiare, però effettivamente non ci ho pensato. Vabbè, dai, abbiamo messo Bidoof. Metterei un altro bel Mankey a questo punto. Sì, mettiamo Mankey. Peccato, non ho l'energia per ritirare, però, abbiamo cose. Posso fare Ultra Ball. Sicuramente andiamo a fare esperimento di Acromio. Voglio capire contro cosa siamo. Ok, durante il prossimo turno il tuo personaggio non può ritirare. Ci arriva una Kissara, quindi la nostra mano diventa da 6 adesso. E diventa più interessante. E diventa più interessante perché comunque abbiamo energia. Ci servirebbe effettivamente adesso un Ultra Ball o un Anilape, così da farlo evolvere. 20 danni. E cosa fa? E non può ritirarsi. Va bene, non è molto importante come posa. Andiamo a fare così, andiamo a fare così e mettiamo un altro Bidoof, giusto per. Ok, abbiamo energia che andiamo ad assegnare e andiamo a fare di Acromio. Acromio, purtroppo non abbiamo chissà che. E purtroppo non abbiamo chissà che. Quindi via Pokéstop, via Minor Ball, sopra Mew.
Mew per scambio, va bene, passiamo il turno. Non abbiamo fatto chissà che, però. Ci servono assolutamente le Ultra Ball. Allora, martello, il che non è troppo un problema, tanto gli esce anche croce, quindi va benissimo. Io non so cosa contro stia giocando, tra l'altro. Energia fuoco su Kyu, perché Kyu scarta, che dice, scarta la prima delle due carte del mazzo il tuo avversario. Vorrà fare il suo primo attacco? Sì. Ok. Non proprio il massimo, il massimo del nostro avversario, diciamolo. Allora, caramella rara su Anilape. Poi andiamo a fare. Abbiamo anche un'altra bella caramella rara ineffettiva. Quindi facciamo scambio, mettiamo Anilape davanti, energia su Mankey e andiamo a fare 190 danni su questo Kyu. Quindi sono 220 e 200, 204, 220, 200, quindi dovrebbero bastare. 200 danni su Kyu, ci mettiamo solo 100 danni su di noi e ci peschiamo due premi. Io non so se il mazzo del nostro avversario è proprio basato sullo scartarci le due carte con Kyu, però per il momento non è che ci dia così tanto fastidio, diciamocelo. Effettivamente noi potremmo anche fare Demetra e Energia proprio per andare anche a curare il nostro Anilape. Vediamo un po'. Allora, Boss Order va bene e vuole andare di... Ok, il suo mazzo è così, ragazzi. Vabbè, va bene. Asilo. Va bene, contento il nostro avversario, siamo contenti tutti. Allora, andiamo a fare così e passiamo il turno. E noi semplicemente andremo ad attaccare di Bidoof. Quindi va bene così, ragazzi. Arbitro, buono. Arriva addirittura un altro Anilape, quindi va benissimo. E tra l'altro abbiamo Pepe per il prossimo turno, quindi va bene così. A lui arriva Bibarel. Pesca fino a 5. Martello. Croce. Secondo martello, seconda croce. Facciamo i complimenti al nostro avversario. Ultra Ball. Si va a prendere un altro Bibarel. Altro Bibarel, come immaginavo. E ripesca fino a 5. Non so su cosa si ponga il mazzo del nostro avversario. Cioè, forse vuole scartarci. Non lo so, ragazzi, lui continua ad attaccarci e farci 20 danni, quindi 10 danni a volta, quindi non è che... Allora, noi andiamo, facciamo evolvere lui e usiamo Pepe. Pepe, abbiamo l'ultimo scambio? Sì che abbiamo l'ultimo scambio, quindi facciamo così, scambio Anilape. Facciamo 20, 40, 50, 60, 70, 80. Facciamo così. E comunque mettiamo KO il suo Drapi, quindi non lo so. Lui col suo secondo attacco ci fa 100 danni. Se lo vuole fare, vediamo se farà il suo secondo attacco. Cosa ci ha scartato? Niente di che.
Minor ball per niente, ok. Blocco amici, si va a prendere arbitro a Kisara, oppure ok, Kisara è quello. Bibarel, Manafi, ok, ancora Bibarel, ci scarta due carte, va bene. Va bene, allora noi ci facciamo i nostri calcolini e andiamo a fare 20, 30, 40, 50, 60. In realtà facciamo 240, 220, 200. Mettiamo KO anche quest'altro Kyu. Io non so su cosa si possa minimamente basare il mazzo del nostro avversario. Ragazzi, queste io posso tranquillamente anche assegnare la seconda energia su Bidoof e comunque attaccare Boss Order Mew, va bene, e ci lascia la partita, va bene ragazzi. Anche questo contro quest'altro mazzo strano, ci portiamo la partita a casa. E che dire ragazzi, questa fantastica scimmia arrabbiata è davvero, davvero, forse, forte. C'è qualcosina da migliorare, magari mettere il Manafi, magari mettere un paio di boss, però niente che, di cui non si possa fare. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti di questo fantastico Annilip e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzuoli!